stiamo andando? Al cantiere. Non le sentite la prof? Sei sempre il solito distratto. Lo sai? Lì ci lavorano mio nonno e mio zio. Ah, ok. Ecco, guarda, mio nonno sta parlando con qualcuno. Aspettatemi qua, vado ad avvisare che siamo arrivati. Prof, posso venire anch'io? C'è mio nonno là dentro. Lo so, ma aspetta anche tu con gli altri. Vedrete, mio nonno è simpatico. Ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non toccate nulla e guardate dove mettete i piedi. Non mi sembra tanto simpatico tuo nonno. Strano, di solito non è mai così. Il mio mestiere prende il nome dall'ascia, usata soprattutto nel passato nella costruzione delle barche. Ancora oggi la utilizzo, ma nel tempo la lama si è accorciata a forza di essere affilata. Ora andiamo. C'è qualcosa che non va, nonno? Seguitemi. Ero molto piccolo quando andavo con mio padre a riparare le imbarcazioni del porto. Ricordo che avevo solo 13 anni quando costruì la mia prima barca tutta da solo. E poi? Mio padre la vendette e mi diede i soldi che guadagnò. Ora però tutto è cambiato. Le richieste di costruzioni purtroppo non sono più come una volta. Va bene, non pensiamo. Questo è il modellino per la costruzione di una barca vera e propria. E tutte queste tracce che vedete sono per le ordinate di impostazione, cioè lo scheletro praticamente. E questo deve navigare bene col mare di prua, perché se ci sono onde sbatte in questo modo e non deve pestare più di tanto. In poppa, perché in gavona e si mette di traversa potrebbe capovolgersi. Una volta rilevate tutte queste sagome che vedete qua, ci dà le dimensioni per costruire la barca vera e propria. Beh ragazzi, io ho finito, potete rientrare a scuola. Sono preoccupato. Non ho mai visto mio nonno così strano. E cosa può essergli accaduto? Ha ricevuto una lettera con cui gli revocavano un ordine di una barca. Pensa, non gli arrivavano più da anni ed è svanito tutto in fumo. Allora aver ragione ad essere preoccupato. Ma tu non ci pensare, sono cose da grandi. Andiamo? Ciao nonno, tutto bene? No, qualcuno è entrato qua stanotte. Hanno rubato qualcosa? No, solo il modellino della mia prima barca. Ci sono degli indizi? Solamente impronte di scarpe. Hai già fatto la denuncia? Ci penso io. Ragazzi, chiudete i libri. Dobbiamo aiutare mio nonno. Ho un piano. Tu, Davide, scrivi i giornali. D'accordo, ma non email all'Unione Sarda. Anzi, di più, anche alla Nuova Sardegna. Tu, Mattia, contatta il giornalista di Tentazione della Penna. Faccio subito, prendi il numero dal web e chiamo. Della televisione me ne occupo io, non ti preoccupare. Per i disegni potrebbe pensarci lei, che è molto brava. A colori? E beh,
Che domande? Voi due potete fare una relazione su quello che ci ha raccontato suo nonno. Quanto lunga? 10 righe vanno bene? Sì, ma molto chiare, mi raccomando. Scomparso un modellino di nave. Perfetto, i giornali hanno pubblicato la notizia in prima pagina. E i giornali web? C'è il servizio fatto da Tito. Uno strano furto è stato messo a segno la notte scorsa in un cantiere di maestri d'ascia a Sant'Antioco. Da indiscrezioni sembra sia stato rubato solo un modellino usato per la realizzazione delle tradizionali imbarcazioni a vela latina. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine per cercare di risalire agli autori del furto. Ieri sera la TV regionale ha mandato la notizia nei titoli di testa. Ora non ci resta che aspettare. Hai ragione. Ora non resta che aspettare. Salvatore! C'è posta per lei. Ma queste sono ordini per le mie barche. Pare che il trambusto fatto da suo nipote abbia dato i suoi frutti. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Francesco, Francesco, lo zaino! Prima o poi dovrò ridare a nonno anche il suo modellino. Chissà, glielo ridarò probabilmente quando avrà finito la sua nuova barca.